Quando si lascia la moto ferma a lungo, è importante proteggere la batteria per evitare spiacevoli sorprese quando vuole ritornare in sella. E per questo c'è il mantenitore di carica. Vediamo come funziona. Il mantenitore di carica è la soluzione ideale per proteggere la batteria ed evitare appunto spiacevoli sorprese e poter ripartire in sicurezza quando è ora. Nella confezione, oltre al mantenitore di carica propriamente detto, troviamo anche già la presa che permette di attaccarsi al connettore e il fatto che questa è staccabile ed è universale e permette anche di attaccarsi a un altro tipo di presa sempre fornita in dotazione. Ducati ha equipaggiato tutte le sue moto della produzione recente di una predisposizione che permette una installazione rapida e veloce del mantenitore di carica. Vediamo come. Una volta collegato il mantenitore di carica alla normale rete elettrica, è sufficiente collegare il mantenitore stesso alla presa di diagnosi. Finito. Non serve fare altro. A questo punto il mantenitore ci informa che è in fase di carica. Una volta che la batteria ha raggiunto il suo stato di carica, il mantenitore ci informa con l'accensione del LED verde. A questo punto possiamo comunque lasciarlo collegato per evitare che in futuro la batteria si scarichi. Insieme all'adattatore specifico viene fornito anche un adattatore universale utile per ogni tipo di batteria. In questa maniera, tra l'altro, posso anche tenerlo collegato ad una seconda moto, magari non fornita della presa standard, e avere sempre la possibilità di connetterlo rapidamente usando questo connettore che ha anche la sua bella protezione dagli